a cura del dottor Giorgio Gibertini, direttore del Centuplo. Tema di questa puntata: solo santi belli. Ospite di questa puntata, Monsignor Giuseppe D'Alonso. Vi auguriamo buon ascolto e diamo la parola al dottor Giorgio. Carissime amiche, carissimi amici di Radio Mater, ben ritrovati al nostro appuntamento mensile con solo cose belle. Siamo convinti che vi siano più cose belle che brutte da raccontare, più luoghi belli che brutti da visitare e poi far conoscere, più persone belle che brutte da conoscere e raccontare e divulgare e portare ad esempio. E oggi parleremo di persone, parleremo di santi, come ha detto il nostro Fra Olivier in regia, che ringrazio sempre per tutta la collaborazione. Oggi l'appuntamento di Solo Cose Belle, il nostro programma mensile, sarà Solo Santi Belli. E vogliamo parlare di questo e capiremo perché nel corso di quest'ora abbiamo dato questo titolo. Ne parliamo con Monsignor Giuseppe D'Alonso, vicario giudiziale del Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma, che in breve chiameremo per tutta la puntata perché è un carissimo amico e da stasera è un carissimo amico anche di tutti noi ascoltatori di Radio Mater, che in breve chiameremo Don Pino. Don Pino, ciao, benvenuto a Radio Mater. Ciao Giorgio, grazie, ringrazio tutti e auguro un buon ascolto di questa trasmissione di cose belle, di santi belli, come tu Giorgio hai appena accennato. Ecco, prima di addentrarci nella tematica, ma Don Pino, di che cosa ti occupi? Perché raccontiamo, perché io lo so, ma lo raccontiamo ai nostri ascoltatori, così poi ho la possibilità di dare il collegamento sulla tematica del giorno, ecco. Sono un sacerdote nato a Gravina in Puglia, provincia di Bari, però da 33 anni vivo stabilmente a Roma e presto il mio ministero sacerdotale al Tribunale Ecclesiastico del Vicariato di Roma. Sono in tribunale mi occupo essenzialmente di cause dei santi, che è il lavoro, diciamo, più importante per me, oltre a tutte le altre cause, nullità matrimoniali, cause amministrative, tutto quello che riguarda il processo per poterci intendere. Però ripeto, l'amore più grande è la santità, i santi che mi occupano un posto importante. Sono appunto i santi. Perfetto. Perfetto, quindi abbiamo la persona giusta per parlare di solo Speriamo, santi belli. caro Giorgio. Quando ci siamo confrontati proprio per preparare questo nostro incontro, che poi capita, ovviamente l'abbiamo voluto apposta nel mese di novembre, il mese che inizia col primo di novembre, appunto, dedicato a tutti i santi. E diciamo così, quindi possiamo anche continuare a festeggiarli oggi. Ma perché, ecco, prima di addentrarci nella tematica proprio dei santi belli, perché abbiamo voluto dare questo titolo, tra virgolette, stimolante, non provocatorio, stimolante, ma chi sono i santi oggi? Perché si continua a sentire questo gran bisogno di santi? Io parto dal presupposto che i santi non sono supereroi, non sono marziani o extraterrestri, sono persone come noi. Tutte le persone, eccetto la Beata Vergine Maria ed escludendo Gesù Cristo, non sono nate sante, sono state come noi, di carne e ossa come noi, sicuramente peccatori come noi, perché santi non si nasce, ma si diventa con la grazia e la forza che provengono da Dio. Tutti i grandi santi della storia della Chiesa sono stati peccatori, ancora prima di intraprendere il cammino della santità ed essere proclamati santi tali dalla Chiesa. Ne cito qualcuno dei più importanti che tutti noi conosciamo. Penso a San Pietro, un pescatore, un uomo che ha rinnegato Cristo. Ma quando dopo la Pasqua Cristo incontra Pietro, non punta il dito dicendo a Pietro cosa hai combinato,
cosa mi hai fatto? Ma Cristo lo invita unicamente ad amarlo, a dargli il primo posto nel suo cuore. Però è bello pensare alla risposta di Pietro, dicendo a Cristo: tu sai molto bene che c'è nel mio cuore. Io non sono capace di amarti come tu mi ami, però ti assicuro che ti voglio bene. E Pietro darà qui a Roma la sua vita per Cristo, morendo, come tutti sappiamo, crocifisso, ma a testa in giù. Penso anche a San Paolo, un altro grande santo, patrono di Roma insieme con San Pietro. Era un persecutore dei cristiani e di Cristo, ma quando incontra Cristo a Damasco la vita cambia. Penso anche a Sant'Agostino, un altro grande santo della storia della Chiesa, che per tanti anni ha avuto una vita da dissoluto, ma quando incontra a Milano un altro grande santo, Sant'Ambrogio, la vita cambia. O anche San Francesco d'Assisi, era un bel ragazzo, una vita allegra, potremmo dire, ma quando incontra un lebbroso, in quel lebbroso, in quell'abbraccio, lui scopre il volto di Cristo. Ebbene, tanti altri santi hanno avuto questa esperienza gioiosa con Cristo. Hanno certo. fatto l'esperienza dell'amore di Cristo e sono lasciati afferrare da lui. Difatti San Paolo nella lettera ai Galati dice: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Hai detto, ora, dimmi, sì, Giorgio. Hai detto, hai usato un termine, hanno avuto una vita allegra. Ecco, entriamo proprio nel cuore della tematica che vogliamo affrontare stasera, cioè sfatare anche quell'idea che si ha che i santi siano per forza tristi, persone che hanno avuto nella vita solo disgrazie e dolore, malattie, ecco, perché poi anche questo, questa idea che si ha allontana un po' dal desiderio e dall'obiettivo, missione che tutti noi abbiamo di diventare santi, tutti noi cristiani, perché se uno dice: se devo per forza passare tramite un tumore, un cancro, una disgrazia, una morte per il parto, ma che faccio per diventare santo? Non è così, esistono anche santi allegri, ecco. Santi... Ma certo che esistono santi allegri, proprio è la gioia che contraddistingue la santità di una persona. Però prima di addentrarmi in questo specifico argomento della santità come gioia, come sinonimo di gioia, vorrei fare una mia personale definizione del santo. Chi è il santo? In base all'esperienza che io ho accumulato in questi 30 anni in tribunale. Il santo è colui che si svuota dell'io, si riempie di Dio e si dona con gioia agli altri. Ecco il tema della gioia. Che significa svuotarsi dell'io? Si svuota proprio dell'egoismo che c'è nella persona, dell'orgoglio, del proprio peccato. Una volta svuotato dell'io, inizia a comprendere che la vita deve essere riempita di Dio, della sua presenza, del suo amore, della sua grazia, della sua gioia. Cristo stesso ci dice: vi lascio la mia gioia e voglio che la vostra gioia sia piena. Ecco la santità, riempirsi di Dio, della presenza di Cristo, quella presenza che dona gioia alla nostra vita. Sono tanti santi della gioia. Immagino, per esempio, mi viene in mente San Vincenzo de Paoli, quell'apostolo della carità. San Vincenzo diceva che se non fosse stato un santo, sarebbe stato, perdonatemi il termine, un buffone, perché amava molto scherzare, prendere in giro la gente. O anche San Filippo Neri, un santo romano, è noto come il santo patrono della gioia, perché era convinto che la gioia deve essere un tratto distintivo di chi segue Cristo. Ai suoi ragazzi dell'oratorio, San Filippo insegnava tre cose importanti: essere persone gioiose, essere persone di preghiera, essere persone o ragazzi in attività.
In queste tre parole era contenuto tutto il segreto della santità che San Filippo esigeva dai suoi ragazzi. Ora, il Papa Francesco, nella sua esortazione apostolica, ci invita proprio ad avere uno sguardo, una vita di santità fondata sulla gioia. E lui ci insegna in questo modo, dicendo apertamente: la santità non è un programma di sforzi e di rinunce, non è una ginnastica spirituale, ma è la gioiosa scoperta di essere figli amati di Dio, amati da Dio, di ricevere gratuitamente il suo amore, la sua gioia, la sua misericordia. Questi doni divini che riceviamo ci aprono alla gioia, alla riconoscenza, ci consentono di fare un'esperienza di una gioia grande. Il Papa dice che la gioia non è soltanto l'emozione di un istante o un semplice ottimismo umano, ma è la certezza di poter affrontare ogni situazione sotto lo sguardo amoroso di Dio, attraverso la sua grazia e l'audacia, la forza che provengono da Lui. Io ho una particolare attenzione, ecco, permetto, devozione verso San Filippo Neri, il canto preferisco, il Paradiso, l'ho messo come suoneria, che è stupendo, l'ho messo come suoneria del mio telefono. Quindi ogni volta che mi arriva una telefonata mi suona proprio il Preferisco il Paradiso, così mi accingo anche a rispondere che sia una telefonata con l'animo giusto. Però... Noi abbiamo bisogno dei santi, perché loro ci insegnano ad avere bisogno di Dio. E questo è il nostro grande desiderio, avere bisogno di Dio. I santi sono nostri amici che intercedono presso Dio per le tante nostre necessità. Mi viene da pensare un episodio personale. Da piccolo, quando volevo qualcosa da mio padre, mi rivolgevo a mia madre. E lei era colei che intercedeva presso mio padre perché mi desse quello che desideravo. In questo istante penso per esempio alla Mamma Celeste, a Maria, la Madonna, chiamata la Madre dei Santi. E in quella bella preghiera che tutti noi conosciamo, l'Ave Maria, nella seconda parte noi preghiamo: prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Mi soffermo su quella adesso, perché io adesso, Maria, ho bisogno di te. Ho bisogno del tuo intervento, ho bisogno della tua presenza, ho bisogno del tuo conforto, ho bisogno che tu mi assista in ogni mia necessità. E poi ti prego, nel momento in cui incontrerò il Signore, perché tu possa essere colei che mi lascia passare in paradiso. È bella quell'espressione che ha usato un venerabile servo di Dio, Don Tonino Bello, parlando della Madonna come colei che sta lì in paradiso a lasciarci entrare, a controllare il nostro passaporto per poter accedere in paradiso. Ecco, Maria è veramente quella mamma attenta ai bisogni dei figli, come sono state le nostre mamme terrene, attente ai bisogni dei propri figli, perché cercano il nostro bene materiale e anche spirituale. Ecco, Papa Francesco sottolinea che senza la gioia la nostra fede diventa un esercizio rigoroso e rischia di ammalarsi tristezza. E qui vorrei aggiungere un mio detto popolare gravinese, che recita così in dialetto, ma penso che lo capirete benissimo anche senza mia traduzione. Vai, proviamo. Nana ma trista, non la vuol manca Crista. So se ho reso l'idea. Traduco. Un'anima triste non la vuole neanche Cristo. Per dire, Gesù vuole gente allegra, vuole gente gioiosa, perché Lui ci ha trasmesso la gioia. La gioia nasce quando io incontro il Signore, quando io sperimento il suo amore, la sua presenza, la sua grazia. Ritornando al discorso della santità o al discorso della salvezza, la salvezza è un dono di Dio. Non posso salvarmi da solo. Non posso confidare nelle mie forze. Il rischio è il pelagianesimo.
mi salvo unicamente perché sono bravo, perché sono buono, non è vero niente. Mi salvo unicamente quando io confido nell'amore misericordioso di Dio. E l'amore che mi la chiave di accesso per essere santo. È la misericordia di Dio che mi permette di entrare in paradiso. Primo santo della storia della Chiesa, chi è? Se non il buon ladrone, quando dice a Cristo sulla croce, ricordati di me quando sarai in paradiso. È bello ricordare il verbo ricordare, che significa riportami nel tuo cuore. Ricordare, riportami nel cuore, perché so che nel tuo cuore io troverò pace. Dimmi, Giorgio. No, ho appena letto un libro sul buon ladrone, che è in parola recensione proprio su, sul centuplo, che tu ben conosci e segui, anche i nostri amici di Radio Mater conoscono e seguono, e che ha dato origine a questa trasmissione, proprio sul buon ladrone, è proprio romanzato, storico romanzato sul buon ladrone, e che parte proprio da questo assunto, che è stato il primo e unico ad essere sicuro dell'ingresso in paradiso. Certo. Ma non dalla Chiesa cronizzato, da Cristo stesso. Da Cristo stesso, sì. E Cristo gli dà la certezza del paradiso perché lui ha riconosciuto la propria mancanza, essere un peccatore, essere un ladro. Però apre il suo cuore alla misericordia, all'amore di Cristo, dicendo solo tu puoi salvarmi, solo tu puoi darmi una gioia vera, una gioia eterna, appunto il paradiso. Sempre per stare a... In tema. Sì, sì, in tema, ma ti volevo domandare anche questa riflessione che una volta ho sentito fare a padre Maurizio Patriciello, che tutti noi conosciamo, eravamo da lui per un incontro con gli amici di Nomadelfia, si parlava anche qui di supereroi, di eroi, di santi, eccetera, anche a lui, perché ovviamente viene considerato un paladino della giustizia. Anche lui diceva no, assolutamente. Guardate, e ha fatto questo esempio ai ragazzi, dicendo che in chiesa da lui ha messo tutti i quadri e le icone dei santi ad altezza bambino, per far capire che quella è la strada che tutti possiamo percorrere. Ecco, perché altrimenti messi troppo in alto, uno dice, sono inarrivabili. Ecco, penso parlando anche verso i nostri giovani, verso i miei figli, che alla sera noi quando concludiamo le preghiere facciamo sempre un'invocazione al Beato Carlo Acutis, che tra l'altro ci confermerà, il Papa ha dato questa bellissima notizia, sì, che diventerà santo. Ha confermato la data, il 27 di aprile. Nel giubileo degli adolescenti qui a Roma. Lui è uno a portata, ecco, proprio uno di quelli da mettere ad altezza dei nostri ragazzi. Certo. È una bella frase del Beato Acutis, dove lui dice: noi nasciamo originali, però nella vita diventiamo fotocopie. Ci fa riflettere questa frase. Dove non perdiamo la nostra identità di essere figli di Dio, di essere amati da Dio, e ricerchiamo in tanti idoli mondani, in tante star del mondo, in chi rassomigliarci. Penso al calcio, penso alla musica, penso al cinema. Sono tutte realtà che distogliono la nostra visione cristiana. Tanti giovani hanno veramente perso questo orizzonte della santità. Il Papa invece ci invita proprio a proporre queste immagini, queste figure di santi adolescenti. Penso anche al prossimo santo giovane, Pier Giorgio Frassati. Anche lui un giovane, 25enne, dove nella gioia ha saputo dimostrare di essere un amico di Dio. Quindi Pier Giorgio Frassati è una figura bellissima e contagiosa che ha generato altra santità con il suo esempio. Era un uomo, un ragazzo gioioso anche nel linguaggio, nel modo di porsi, e non pensava mai a se stesso. Il suo ultimo gesto, prima di morire per una poliomielite fulminante, è stato a un amico un biglietto perché portasse delle iniezioni a un povero che aveva bisogno. Ecco perché dicevo prima, il santo è quello che si svuota dell'io, si riempie di Dio e si dona con gioia all'altro, pensa di portare la gioia di Cristo
al fratello che incontra nel quotidiano. Ecco la santità. Papa Francesco parla anche della santità della porta accanto, a quelli che vivono vicino a noi, che sono un riflesso della presenza di Dio. Ecco, per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiosi o religiose, ma tutti siamo chiamati ad essere santi, vivendo con gioia e amore e offrendo una propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, là dove noi siamo chiamati a dare testimonianza. Per cui penso, per esempio, se sei un consacrato, una consacrata, sii santo vivendo con gioia la tua donazione. Se sei uno sposato, sii santo amando e prendendoti cura con gioia di tuo marito, di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un genitore o un nonno, una nonna, sii santo occupandoti dei tuoi figli attraverso la parola e l'esempio, insegnando loro con pazienza a seguire Cristo. Hai un'autorità nel mondo sociale. Sii santo lottando a favore del bene comune e anche rinunciando ai tuoi interessi personali. Sei un lavoratore, sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli. Un altro grande santo che noi abbiamo conosciuto, San Paolo VI, diceva: l'uomo contemporaneo ascolta volentieri più i testimoni che i maestri, e se ascolta i maestri lo fa perché sono testimoni. Purtroppo il rischio che oggi la Chiesa incorre è che tanti di noi siamo cristiani, credenti, ma non siamo credibili. Così diceva Don Tonino Bello, che io ho avuto la fortuna, la grazia di conoscerlo personalmente durante il mio percorso di formazione sacerdozio a Molfetta. Vorrei raccontare un episodio, se possibile, un aneddoto personale, sì. Riguarda questo santo vescovo. Spero tanto che la Chiesa lo canonizzi quanto prima. Quando ero seminarista a Molfetta, ebbi l'incarico dal rettore di andare da lui, dal vescovo, per porre la firma circa il rinvio militare di tanti ragazzi. Io andai in episcopio da lui, mi aprì, perché era solo in episcopio, mi accolse con gioia, abbracciandomi, e, oltre ad aver messo timbri e firme sulle tante domande di rinvio al militare, poi mi disse: aspettami un secondo, vado in un'altra stanza. Era un corridoio lungo all'episcopio. Lui, correndo, andò verso un'altra stanza e, ritornando verso di me, sempre correndo, mi porse un vassoio con due cioccolatini, dicendo: scusami, è il vassoio più umile che avevo. Erano le sue mani. Per dire, nella semplicità di un gesto semplice, umile, c'è il sorriso di una persona che crede nell'amore e nel servizio verso l'altro. Che bello anche questo racconto. Allora, Fra Olivier, facciamo così, diamo 30 secondi di stacco musicale, apriamo i numeri per le telefonate, per i messaggi, chi vuole fare qualche domanda al nostro Don Pino, e torniamo subito qua in diretta perché ho ancora tantissimi argomenti da affrontare. Prego, Fra Olivier. Apriamo le linee o no? Sì, apri. Okay. Sia linee sia i numeri WhatsApp. Ok. Quando arrivano i messaggi, faccio copia e incolla? Copia e incolla lì nella chat e poi li leggo io, sì, ok, grazie. Va bene. Thank you.
Carissimi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Mater, stiamo trasmettendo solo le cose belle. Oggi la puntata è sul solo i santi belli. E ora vi apriamo le nostre linee e per ciò che avete già ascoltato, se volete intervenire e che ha preso al volo questa trasmissione, allora stiamo parlando dei santi, solo santi belli, con professor dottor Giorgio Gibertini, con ospite Monsignor Giuseppe D'Alonso. Per intervenire potete chiamarci allo 031 646 000 o mandare sms e whatsapp al 331 7914 523 o per email diretta @radiomater.org. Restituiamo il microfono a Giorgio mentre vi aspettiamo. Sì, bentornate carissime amiche e carissimi amici, vi aspettiamo come ha detto Olivier dalla regia, quindi anche con le vostre domande via WhatsApp al 331 7914 523, oppure chiamandoci in diretta allo 031 6460 00. Ecco, stiamo parlando di santi, stiamo parlando di solo santi belli, stiamo parlando del santo dei vicini di casa, dell'impegno che ognuno di noi come marito, moglie, lavoratore, ecco, e a me è venuto in mente mentre dicevi questo, Don Pino appena passato, beh, tu ben sai, amici ascoltatori non lo sanno, comunque appena passato una piccola, per fortuna risoltasi in presto, degenza in ospedale, e veramente guardavo quegli infermieri, quei medici, e non è assolutamente retorica questa, e li ho tranquillamente definiti dei santi quotidiani, ecco, magari ho esagerato come termine, ma quando ho passato quella notte in piedi al pronto soccorso e vedere questi ragazzi, infermieri, appunto medici, che non hanno mai perso la pazienza, nonostante, potete immaginare, carissimi ascoltatori, quello che succede nei pronto soccorso in Italia, non hanno mai perso la pazienza nonostante non ci fossero barelle, sedie per mettere lì e ricoverare le persone. Veramente, io penso che un po' di santità quella notte l'ho respirata, Don Pino, che dici? Sicuramente sì, perché esistono tanti cinei della gioia che trasmettono attraverso il loro operato, attraverso il loro servizio, quella salvezza, diciamo, del momento, confortando, sostenendo e dando serenità ad un ammalato e soprattutto cercando di essere vicini effettivamente e anche affettivamente. Il santo, piccoli gesti che trasmettono appunto questa gioia verso chi è nella sofferenza. Così diceva appunto Don Tonino Bello, un libro appunto chiamato Cinino della Gioia. Non so se ho reso l'idea, Giorgio. Ah, bellissima questo, effettivamente e affettivamente. Ci ritorniamo. Prendiamo però un attimo una chiamata. Da Firenze abbiamo Vincenza, giusto? Buonasera, sì. Benvenuta. Grazie, buonasera. Io voglio soltanto ringraziarla di queste parole che ha detto, mi ha fatto molto piacere sentirla, e siccome ero un po' triste perché purtroppo sono una persona anziana, sto in casa, e sono d'accordissimo che ci sono i santi della porta accanto. Ecco, ma ne ha avuto esperienza, quindi lei ci testimonia che ci ha avuto. Mi sono spiegata, mi ha capito? Sì, benissimo, ci ha testimoniata che è da sola a casa, però ha anche qualcuno che le fa compagnia, ecco, quelli della porta accanto, giusto? Ho capito, signore, bene? Certo, tutti i minuti, tutti i momenti, mi raccomando sempre lo Spirito Santo perché mi muovo pochissimo con l'ambulatore, poi Dio, aiutami di continuo. Benissimo. Ma mi aiuta, Grazie, perché, grazie sono Vincenza. Sono 5 anni, quindi... 95 anni? Che Dio benedica! Vero? Sì, complimenti. Adesso le rispondiamo in diretta perché abbiamo un'altra telefonata. Grazie Vicenza, resta lì ad ascoltarci. Grazie di tutto, grazie.
A lei un abbraccio. Giovanni, da dove ci chiami? Buonasera. Mi chiamo dalla Sicilia, buonasera professore. Dalla Sicilia, buonasera a lei, prego. Allora, volevo dire questo. Un santo che ammiro tanto, che mi avete ricordato adesso, è il curato San Giovanni Maria Vianney. Ma non è stato soltanto lui, e c'è stato pure San Pietro Chanel, nella gerarchia ecclesiastica, San Jacques Corredò, Carlo Maria Carretto, questi tanti non ci dobbiamo ispirare oggi come oggi, professore, e lo chiedo, lo rivolgo la domanda al nostro Monsignore. Grazie. Certo, le rispondiamo in diretta. Allora ecco, grazie anche a Giovanni, le rispondiamo adesso. Don Pino vi risponde in diretta e risponde anche a Luciano, che dice: come si fa ad essere santi e gioiosi in ambienti ostili? Vabbè, questa riprendiamo dopo. Rispondiamo prima a Vicenza e ai nostri Giovanni che ci hanno telefonato. Prego, Don Pino. Vicenza, ci sono tante, tante anime buone che nel silenzio fanno carità. Non c'è bisogno di far rumore, la carità non fa rumore, la carità si fa in silenzio e nel silenzio si compiono gesti veramente eroici verso chi ne ha bisogno. Nel tuo caso, Vincenza, chi vive nella solitudine trova conforto da chi si occupa, dico il termine occupa perché è la cosa più importante, e non si preoccupa. Prima si occupa di una persona e quindi presta un servizio d'amore, anche una semplice assistenza, anche una semplice parola di conforto o anche una semplice realtà. Il Vangelo ci parla anche di un chi offre un bicchiere d'acqua ad un piccolo nel mio nome riceve la sua ricompensa. Per quanto riguarda la domanda dalla Sicilia, non ho ben compreso. Giovanni, non ho ben compreso la domanda. Se è possibile avere... Ha parlato anche di altre figure di santi, sì, non si sentiva benissimo. Io ho capito San Maria Giovanni Vianney. Sì, il patron dei parroci. Esatto, sì, come figure da raccontare ai giovani. Io ho capito che voleva anche ricordarci tra le figure gioiose e santi questi qua che ha citato. Io ricordo San Giovanni Maria Vianney, poi gli altri anche a me è sfuggito. Rolfo, mi pare di aver capito, Follerò, mi pare, Carlo Carretto. Carlo Carretto, ecco, bravo, Carretto, infatti stavo riprendendo l'appunto, Carretto e Follerò. Follerò a me è sfuggito, ma sicuramente l'avrà detto, ecco, come santi da ricordare per i nostri giovani. Sono santi della carità, sono santi della preghiera, sono santi che hanno testimoniato nella semplicità l'amore per Dio, l'amore per il prossimo. Un aneddoto che a me piace ricordare di San Giovanni Maria Vianney, nella sua chiesetta, c'era un uomo che ogni giorno andava lì seduto in chiesa, tra i banchi, e osservava il Santissimo. Con la curiosità si avvicinò a questo uomo chiedendogli: ma cosa fa? Cosa dice a Gesù quando lì è in preghiera? E quell'uomo rispose nella sua semplicità: io lo guardo e lui mi guarda. Anche questa è un'esperienza molto bella di santità. Guardare Cristo e ricevere da Cristo quella luce che rischiara la nostra vita. Molte volte si sente dire che i santi trasmettono, fanno passare la luce, perché si rispecchiano in Cristo, si rispecchiano in Dio, hanno questa forza da Dio per poter trasmettere una volta forza. Non so se ho reso l'idea. Sì, sì, molto, molto. I santi sono quelli che fanno passare la luce, ci è molto chiara. Perché si rispecchiano in Cristo, la luce del mondo. Quindi rispecchiandosi in Cristo, avvicinandosi a Cristo, assimilano la vita di Cristo, i suoi sentimenti, la sua stessa vita, e di conseguenza comprendono che la vita è un servizio d'amore, di gioia verso il prossimo. Noi davanti a Cristo saremo giudicati unicamente sull'amore. Tutti ricordiamo, nel giudizio universale, Cristo ci chiederà: ero povero, ero affamato, ero nudo, ero forestiero, e tu per me cosa hai fatto? Signore, dove ti ho visto povero, nudo? Quando ti ho incontrato?
Cioè, ogni volta che tu hai fatto questo a un mio fratello, lo hai fatto a me. Ecco, allora, quell'amore di Cristo che riempie la nostra vita deve essere donato con gioia a chi incontriamo, iniziando nel nostro quotidiano, in famiglia, verso i genitori, verso i figli, verso le persone anziane, verso i bisognosi, anche negli ospedali, per esempio. Anche una po' di conforto è una testimonianza di fede nel Signore. È una testimonianza di gioia. Per cui condivido pienamente quello che tu hai detto, Giorgio, riguardo alla tua esperienza in ospedale qualche giorno fa. Ecco, gli infermieri, i medici, quando considerano la persona, non un numero, ma una persona, allora comprendiamo bene che l'amore di Dio è presente in loro. Noi non siamo un numero, siamo persone. Come tale, siamo figli di Dio. Don, abbiamo scatenato l'interesse. Ho altri, cioè? Due messaggi. Sono curioso. Ho altri due messaggi con altre due domande. Te le faccio una alla volta. I nostri ascoltatori, certo, ci stanno scrivendo anche su WhatsApp al 331-79-14523. Oppure ci hanno telefonato allo 031-6460-00. Abbiamo ancora ben 10-12 minuti, quindi le prendiamo ancora le vostre domande. Quindi non siate timorosi. Allora, Luciano chiede, come si fa ad essere santi e gioiosi in ambienti ostili? Ora, per esperienza potrei risponderti dicendo, attraverso il mio esempio, la mia testimonianza, vivendo l'amore, la carità, che rispetto, che dialogo, che condivisione, si può essere testimoni credenti e credibili. Quando abbiamo fatto il battesimo, il sacerdote, rivolgendosi ai genitori, dice apertamente: attraverso l'esempio e la parola siate per i vostri figli i testimoni credibili della fede. Quindi parola e esempio, non per forza dobbiamo forzare la mano, diamo l'esempio e siamo credibili agli occhi del mondo, anche se ci ostile. Invece, senti Mirko, cosa ci chiede? Dio chiama tutti e siamo noi sordi, oppure ha in qualche modo i suoi preferiti? No, davanti a Dio siamo tutti uguali. Dio non fa preferenze di persone. Siamo tutti figli amati da Dio. E questa è la vera bellezza. Noi riscopriamo di essere amati da Dio in un modo unico, irripetibile. Non siamo fotocopie. Siamo tutti originali, come ci ha insegnato il beato Carlo Acutis. Davanti a Dio siamo tutti figli. Penso un genitore non faccia differenze tra figlio e figlie. Certo, è bella. La santità è per tutti. È bella. Siamo quella chiamati alla santità. E questo seme che Dio ha piantato nel nostro cuore già nel nostro battesimo. Però sta a me poi, volta per volta, giorno per giorno, innaffiare questa pianta attraverso la sua grazia, attraverso la preghiera, attraverso i sacramenti, attraverso la carità. Perché le due realtà, amo Dio e amo il prossimo. Da questo incontro c'è per noi la salvezza, c'è per noi la vita eterna, quindi c'è per noi il paradiso. Ma dico, è bella quell'immagine dell'essere sordi, perché sicuramente il nostro amico Mirko voleva dire: ma quante volte tutti noi ci domandiamo, ma sono io che non vedo i suoi segni? Sono io che non capisco che mi sta mandando dei segnali, che sta chiamando anche me? Ma Dio a volte si serve di persone che ci fanno discernere la volontà di Dio nella nostra vita. Sono appunto i nostri maestri dello spirito, persone che Dio ci mette accanto, che lì ci esortano a seguire la voce dello spirito nella nostra vita. Sono i maestri dello spirito, come dicevo, capaci di poter dire: sì, il Signore ti chiama in questa vita. Mi viene in mente adesso un esempio della Bibbia, il giovane Samuele. Samuele era un giovane, che era un ragazzo che stava con Eli nel tempio. Non aveva mai sentito parlare di Dio. Dio lo chiama: Samuele, Samuele. E Samuele corre dal suo maestro dicendo: mi hai chiamato, eccomi. Samuele, Eli risponde: non ti ho chiamato, torna a dormire. Per la seconda volta Dio lo chiama: Samuele, Samuele. E lui si alza dal letto, va dal suo maestro e dice: mi hai chiamato?
eccomi, sono qua, disponibile. Dice, guarda, non ti ho chiamato, torna a dormire. La terza volta Dio lo chiama ancora, Samuele, Samuele. E lui corre nuovamente dal suo maestro, e lì Eli comprende che chiamava Dio. E gli dice a Samuele, quando ti chiama, tu risponderai, parla che il tuo servo ti ascolta. Ecco perché bisogna un attimo liberare il nostro cuore le tante distrazioni che noi abbiamo nella nostra vita. Fare un po' deserto dentro di noi, ricercare spazi di silenzio per poter dare voce allo Spirito, perché Dio mi chiama a vivere una vita da santo. Santo non è fuori da responsabilità, santo non è soltanto allontanarsi dalle occupazioni ordinarie per dedicarsi soltanto alla preghiera. Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle varie occupazioni di ogni giorno. Lì Dio sono chiamato a vivere. Mi viene in mente una lezione di un altro grande santo, San Benedetto, che diceva ora et labora, dove la preghiera diventa lavoro e il lavoro diventa preghiera, quando ogni nostra azione è fatta per amore verso Dio e amore verso il prossimo. Abbiamo Nadia da Cuneo che ci chiede, sempre via WhatsApp al 331-79-14523, Nadia da Cuneo, un santo, è meglio considerarlo come protettore o come esempio di vita? Tutte e due, sono d'accordo, perché noi abbiamo bisogno di esempi nella vita, di modelli a cui riferirci. E nello stesso tempo, quando io scopro un santo che mi piace, per esempio, il santo della gioia, San Filippo Neri, San Vincenzo De Paoli o altri santi, io cerco di pregarlo perché sia mio protettore, mio intercessore presso Dio, dicendo che sei amico di Dio, sei vicino a Dio, aiutami in questa mia situazione di difficoltà, concedendomi quello che io umilmente ti chiedo. Però mi rimetto sempre alla volontà di Dio, che molte volte non è la nostra volontà. Il detto dice, l'uomo propone, Dio dispone. Cioè, molte volte nelle nostre preghiere diciamo cose che non sono nella volontà di Dio. E forse ci restiamo male. Però il tempo ci dà ragione per poter capire veramente la volontà di Dio, che è la nostra vera pace. Ci è arrivato anche un caro saluto da Ilaria che chiede, ciao, spesso desideriamo mettere in pratica ciò che Gesù ci chiede. Ma ho capito che se non ci fermiamo e non ci mettiamo col cuore in ascolto, non ci accorgiamo di chi ha bisogno vicino a noi. Ah, bellissima. Heidi, vero, ha capito l'incontro di stasera, giusto? Confermo, grazie. Finalmente, brava. Grazie Ilaria. Grazie Ilaria. Il suo nome è veramente un invito alla gioia. E Paola ci chiede, perché troviamo più interessante parlare di lamentele e pettegolezzi invece le cose sante annoiano? Grazie Paola. Forse le realtà effimere ci danno più interesse nella vita? Chiedo. Quando ero piccolo, qui era qualcosa di personale, ero attratto dalle biografie dei santi a fumetti, le divoravo. Come anche entrato in seminario da piccolo, ero molto interessato a leggere biografie veramente di santi che conoscevo, tipo Padre Pio, Santa Teresa di Calcutta, Santa Lucia, santi che conosciamo tutti. E poi nel tempo la provvidenza ha fatto questo scherzo, che io mi occupassi dei santi. Mai mi sarei aspettato di poter fare questo ministero nella Chiesa. Eppure, ripeto, confrontandomi con queste figure giganti della Chiesa, uno resta edificato. E credetemi, nel mio ministero mi sforzo, è uno sforzo continuo di cercare di imitare queste figure per trasmettermi la pace che il mondo oggi ha bisogno. È interessante, sì. Una volta giravano tante queste biografie dei santi, è vero, sì. Sarebbe da riportare, trovare qualche giovane in gamba
che riporti queste biografie in video, in TikTok, adesso vanno molto più questi libri. Allora, guarda, un sacco di domande oggi. Valerio ci chiede, forse la parola santità crea un po' di inadeguatezza, come qualcosa di faticoso e raggiungibile. Valerio. Guarda, è un cammino arduo, perché Gesù mi parla di strada stretta, cioè non ci sono scorciatoie, non ci sono mezze misure, però c'è una certezza: se Cristo è con noi, anche nelle difficoltà abbiamo la gioia di poter seguire Cristo. Ricordo un'espressione che a me piace: chi porta una croce, la croce non è mai superiore alle proprie forze, è proporzionata alle nostre spalle, per cui ho questa capacità di poterla portare con gioia e per amore, come Cristo ha fatto per noi. Se un amico mi dona la vita per me, io sono pienamente gioioso di sapere che quella persona per me ha fatto tutto. Ecco, immaginiamo, Cristo per me ha donato la vita. Io cosa posso fare per Lui, per contraccambiare? Unicamente aprire il mio cuore e lasciarmi contagiare dalla sua gioia, dal suo amore, per poter anch'io essere contagioso verso il prossimo attraverso gioia e amore, come Cristo ci insegna. Ecco, ci chiede invece Bruno da Ravenna, avrei una curiosità, nelle cause dei santi, cosa serve per stabilire un santo? Oh, qui entriamo proprio nel cuore del tuo lavoro. Perfetto. Allora, per essere santo, innanzitutto devo constatare una fama di santità che questo candidato gode fra la gente del luogo. Quindi considerarlo veramente santo. Dopodiché chiedere al vescovo della città dove una persona è morta di poter iniziare a fare un'inchiesta raccogliendo informazioni, testimonianze sulla vita, sulle virtù teologali, fede, speranza e carità, virtù cardinali, fortezza, giustizia, temperanza e poi anche virtù umiltà, obbedienza, povertà, castità. In tutto questo contesto si cerca sempre di far risaltare la santità in vita di questa persona, e poi se gode tutt'oggi questa santità presso il popolo santo di Dio. Quando ho raccolto queste testimonianze e poi la Chiesa riconosce l'eroicità delle virtù, ci vorrà una sua presenza sulla terra attraverso l'intercessione per un miracolo per essere beatificato e un altro miracolo che sempre Dio fa per intercessione del candidato alla santità, per essere salvo. Quindi è un cammino arduo, lungo, però bello. Quindi, scusa, Carlo Acutis, è successo qualcos'altro, ovviamente, perché... Certo. Ma si sa già, è già stato pubblicato, si sa tutto? Personalmente non so il miracolo che lui ha, o il miracolo, cioè l'intercessione che lui ha fatto presso Dio per ottenere il miracolo da Dio per una persona specifica. Non lo so, sono sincero, non sono informato di questo, anche perché io mi occupo unicamente delle cause dei santi e dei miracoli che succedono a Roma. La mia competenza è su Roma. Probabilmente il miracolo sarà successo in qualche altra parte del mondo, certo, dove io non sono informato. Ma poi sarà comunque reso pubblico. Certo, sì. Il 27. Il giorno in cui verrà canonizzato, il 27 di aprile, ci sarà un breve profilo biografico quando il Cardinale Semeraro davanti al Papa illustrerà il miracolo che ha compiuto per portarlo alla canonizzazione. Ah, ecco, vedi. Ribadisco, io personalmente non sono al corrente di quale sia il miracolo che lui è che lui ha fatto compiere a Dio tramite la sua intercessione. Allora, prendiamo l'ultima domanda, anche perché siamo in chiusura. Da Dario ci chiede, buonasera, pensando alla Madre di Dio, alcune volte viene chiamata Santa Maria, altre volte Beata Vergine Maria.
Però Beata non è un po' meno di... No, non è la stessa cosa. No, è la stessissima cosa. È la stessissima cosa, però per la Madonna Santa Maria la prima redenta, quando si parla di redenzione, è il primo frutto della santità dopo Cristo. Maria viene assunta in cielo in anima e corpo e viene portata alla gloria di Dio attraverso gli angeli, e quindi è dichiarata regina del cielo e della terra, regina dei santi, dei martiri. Ci ritorneremo, Don Pino, perché... Con piacere, Giorgio, con piacere. Ho visto che tutta la seconda parte, io anche le domande che avevo in serbo, anche per entrare un po' di più sul impegno, ma è giusto lasciare lo spazio ai nostri, stasera, veramente numerosi ascoltatori che ci hanno... Domande interessanti. Sì, ci invitano a riflettere e a prendere in considerazione la santità. Tutti siamo chiamati ad essere santi, nessuno escluso, perché Dio vuole tutti accanto a sé nel suo regno. Tutti i figli devono essere accanto al Padre per gioire del Padre ed essere felicemente eterni in paradiso. E questo è il nostro desiderio. Come tu dicevi prima, hai la suoneria al cellulare, desidero il paradiso. Il nostro anelito, il nostro desiderio è entrare in paradiso. Ci sono santi che sono dichiarati tali dalla Chiesa, ma sono tantissimi altri santi sconosciuti. Penso ai nostri genitori, penso ai nostri amici che hanno lasciato questa terra, e penso a tante persone che hanno fatto la volontà di Dio, soffrendo e offrendo la vita per i fratelli che vivono accanto. Quante persone hanno donato la vita per amore verso Dio e verso il prossimo, donando con gioia lo spazio per gli altri. Quindi il criterio per la santità è l'amore per Dio e l'amore per il prossimo. Vorrei portare un esempio, se può essere utile per tutti. Se io disegno un cerchio e punto al centro del cerchio, e dal centro del cerchio faccio partire i raggi verso la circonferenza, i raggi hanno la stessa misura. Questo dico attraverso l'esempio: se io faccio entrare Cristo al centro del mio cuore, tutti i sentimenti verso il papà, la mamma, i fratelli, le sorelle, gli amici, hanno la stessa dimensione d'amore. Quindi Cristo mi insegna ad amare come Lui mi ama e a gioire come Lui gioisce quando un figlio ritorna a scoprire il volto del Padre, che è amore. Cristo ci dice: c'è più gioia in paradiso per un peccatore che si converte anziché per 99 giusti che non ha bisogno di conversione. Ritorno al concetto di prima: il santo è quello che si svuota dell'io, si riempie di Dio e si dona all'altro con gioia e con amore. Quindi svuotiamoci del nostro orgoglio, diamo a Dio il posto che gli spetta nella nostra vita e saremo veramente felici. San Giovanni Paolo II ci insegnava e ci insegna tuttora, perché è sempre valido: oggi il mondo può costruire una civiltà senza Dio, ma quella civiltà è autodistruzione. E noi vediamo, dove non c'è Dio, ci sono tante guerre, anche nel piccolo. Riponiamo Dio al centro del nostro cuore e avremo la gioia nella nostra vita. Bene, con queste bellissime ultime parole, anche l'esempio del cerchio, Don Pino, nonché Monsignor Giuseppe D'Alonso, grazie di cuore di essere stato con noi a Radio Mare. Io ringrazio anche tutti voi ascoltatori che siete intervenuti, anche chi non è intervenuto e ci segue sempre numeroso dalle nostre frequenze, dallo streaming e anche dalle macchine a casa. Ma soprattutto grazie a te di essere stato, Don Pino, con noi, ma ci torneremo su, perché vedo che è un argomento che piace e sono molto contento di questo. Grazie a te, Giorgio, per avermi invitato in trasmissione, e con piacere ci risentiamo. Grazie a voi ascoltatori che avete posto domande sensate. Benissimo. Buona serata a tutti. Vi lasciamo, buona serata e buon proseguimento con il palinsesto di Radio Mater.
Grazie mille.